Scuola, sono state pubblicate le ordinanze del Ministero dell'Istruzione con le nuove regole che riguardano la chiusura dell'anno scolastico e la modalità con cui si svolgeranno gli esami. Carlotta Manno. Maturandi, ci siamo. Il 17 giugno alle 8.30 avrà inizio il colloquio orale, prova unica di questa maturità. Tenuto conto dell'emergenza Covid, tutti gli studenti saranno ammessi alla prova. Il punteggio sarà così diviso, fino a 60 punti dati dai crediti formativi acquisiti durante il triennio finale, un massimo di 22 per l'ultimo anno e la prova orale che potrà arrivare fino a 40 punti. La commissione si conferma composta da 6 membri interni e un presidente esterno. I candidati discuteranno un elaborato concordato con gli insegnanti da assegnare entro il 1 giugno, poi un breve testo di lingua e di letteratura italiana concernente il programma svolto nell'ultimo anno. I maturandi dovranno anche essere preparati su nozioni di cittadinanza e Costituzione. Non c'è da aver paura, siete tutti perfettamente in grado di affrontare questo passaggio. La cosiddetta maturità sarà un esame orale della durata al massimo di un'ora su argomenti coerenti con il percorso fatto. Tanti me lo stanno chiedendo, lo confermo, sarà certamente possibile prendere 100 e lode come è giusto che sia. Sarà sempre un elaborato interdisciplinare a contribuire alla valutazione finale per i più piccoli di terza media che non sosterranno alcuna prova in presenza. L'elaborato sarà presentato davanti al consiglio di classe in modalità online prima dello scrutinio finale. Promozione per tutti come da decreto per il coronavirus, ma attenzione, la resa dei conti ci sarà dopo l'estate. Le insufficienze infatti compariranno nel documento di valutazione finale e dovranno essere recuperate ai primi di settembre.